Benvenuti nel mio canale di cucina. Oggi prepareremo una cheesecake con topping al cioccolato. Ci servirà una tortiera con la cerniera, quella che vedete da 28 cm. La ricopriamo con carta da forno. Dopodiché tritiamo 400 g di biscotti digestivi. Ammorbidiamo 120 g di burro e versiamo nei biscotti digesti. Ora versiamo la base di biscotti nella tortiera. La schiacciamo per bene e poi la mettiamo in frigorifero. Nel frattempo prendiamo 3 uova e dividiamo i tuorli dagli albumi, lo mettiamo in una ciotola e aggiungiamo un pizzico di sale. Ora montiamo gli albumi a neve. Dopo aver montato gli albumi, li mettiamo in frigorifero. Adesso prendiamo un'altra ciotola e versiamo 500 g di ricotta vaccina. Aggiungiamo 120 g di zucchero a velo . Una bustina di vanillina e 3 g di cannella. Aggiungiamo la scorza di un limone non trattato . Un pizzico di sale . E mescoliamo tutti gli ingredienti . Dopodiché aggiungiamo i 3 torli d'uovo e continuiamo a mescolare fino a che il composto non risulterà voluminoso . Fatto questo, andiamo a prendere gli albumi montati e gli aggreghiamo la crema, mescolando dolcemente dal basso verso l'alto, senza smontare gli albumi. A questo punto versiamo la farcitura della cheesecake sulla base dei biscotti. La livelliamo e poi la cuociamo a 180 gradi per 55 minuti. Una volta cotta, la lasciamo raffreddare per almeno 2 ore. E voilà, trascorse le 2 ore, la nostra cheesecake è pronta per essere farcita. Adesso prepariamo il topping di cioccolato. Scaldiamo 90 ml di latte assieme a una bustina di vanillina. Quando il latte inizia a bollire, spegniamo la fiamma e aggiungiamo 100 g di cioccolato fondente tagliato a pezzettini. Mescoliamo fino a quando non avremo ottenuto una crema liscia. In ultimo aggiungiamo 10 g di burro che darà lucidità alla glassa. Lasciamo intiepidire il topping e poi guarniamo la nostra cheesecake. Fatto questo,
la mettiamo in frigorifero per almeno 2 ore. Trascorse le 2 ore, la nostra cheesecake è pronta per essere gustata. Vi ringrazio per aver visto il video. Mi raccomando, mettete tantissimi like se vi è piaciuta questa ricetta. Lasciatemi un commento in descrizione. Iscrivetevi al mio canale di cucina se non l'avete ancora fatto. Io vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao da Gianni.